Compagno Riccardo Mandrelli è oggi qui a Milano a questo dibattito dove l'argomento principe è la massoneria come partito chiesa della borghesia. Riccardo Mandrelli è un autore molto raffinato che ha scritto dei bellissimi libri sulla storia del fascismo e il rapporto tra il fascismo e i casinò e di come i massoni abbiano interagito in quella realtà insieme ai servizi segreti per facilitare, no, elementi sia di corruzione che di devianza politica e non solo, e poi ha scritto anche questo magnifico libro di Fantastici Quattro contro gli Eni, no? che è la storia della massoneria italiana durante la rivoluzione di ottobre, che erano andati in Russia per fare qualcosa. E chiediamo a Riccardo Mandrelli cosa fanno questi benedetti massoni in questi processi politici e storici. Grazie Andrea. Sì, cosa fanno i massoni, ma non solo quelli italiani, perché in realtà dopo la rivoluzione di marzo, dice tutta la storia europea si precipita in Russia, perché in realtà la rivoluzione è stata un movimento popolare, sicuramente è stato un movimento di piazza, aveva partecipato l'intera popolazione di Petrogrado, quindi era grande tutta la Russia, però in realtà poi il potere era andato al Parlamento, perlomeno il potere istituzionale era andato al Parlamento, e il Parlamento era composto da borghesi, su 11 ministri c'erano 10 appartenenti alla massoneria. E il vero problema di questo periodo, che va dalla rivoluzione di febbraio al 1 ottobre, è la guerra, no? La guerra continuava a interessare soprattutto sul fronte occidentale, però il fronte orientale teneva lontano grossi contingenti della parte dell'esercito tedesco, quindi alleggeriva la pressione sul fronte occidentale. Cioè, diversi in realtà sembravano avere anche il sopravvento, si aspettava la rigola degli americani, cioè bisognava però resistere. E allora il governo borghese non aveva nessun dubbio sul fatto di continuare la guerra, perché comunque era una guerra. Sì, erano entrati con lo zar, però la propaganda generale sosteneva la guerra come una guerra di liberazione delle democrazie nei confronti delle autocrazie, del militarismo, o comunque di vecchi imperi come quello ottomano che doveva essere diviso. Quindi insomma la guerra aveva benissimo la borghesia e il governo che si era formato era provvisorio, aveva tutta intenzione di continuare. Peccato che la massa popolare dei russi non aveva assolutamente nessuna intenzione di perseguire la guerra, come del resto non avevano le masse degli italiani, non avevano nemmeno i francesi, in un momento di crisi grave sul fronte francese. Un po' di più gli inglesi, che hanno sempre avuto comunque, cioè, da secoli una tradizione di collaborazione tra classi più alte e classi più basse, infatti non si è mai tornato in un socialismo serio in Inghilterra. E vabbè, allora questi quattro incaricati da una parte del nostro governo, quella più vicina alla massoneria cosiddetta democratica, partono e vanno a cercare di influenzare non tanto il governo provvisorio, che comunque era favorevole alla protezione della guerra, quanto i socialisti del Soviet, che non erano all'inizio rappresentati nel governo, però poi, insomma, comunque erano quelli che effettivamente rappresentavano il popolo, e beh, alla fine hanno dovuto includere alcuni ministri del Soviet nel governo, perché altrimenti non sarebbero riusciti ad andare avanti. Quindi, alla fine, la situazione era molto delicata, perché da un lato c'era un Parlamento ed un governo borghese che in realtà non aveva una vera presa sulle masse, no? E invece il potere era nelle mani reali, era nelle mani dei soviet, che però non avevano gli strumenti per realizzarlo, perché comunque non partecipavano marginalmente al governo. Ecco, il tema della guerra è stato proprio quello
che ha portato poi alla crisi, decisiva, perché sull'esistenza, cioè, era chiaro che la Russia doveva uscire dalla guerra, perché comunque i soldati non ce la facevano più, non avevano più intenzione di combattere, la Russia era sfinita, la rivoluzione era venuta a causa della guerra. Però l'insistenza degli alleati, l'insistenza della massoneria alleata, l'insistenza dei francesi, i francesi mandano un ministro, noi mandiamo quattro figure, non dico di secondo piano, perché comunque erano nel loro genere anche soggetti importanti nel campo interventista, della sinistra interventista, chiamate così, no? Però cioè, i francesi mettono in campo un ministro che ha anche grossi poteri di trattativa economica, perché poi si tratta anche di fornire materiale. Gli inglesi mettono anche loro in campo un ministro laburista, insomma, alla fine, tramite una figura che poi era la figura di quella di Alexander Kerensky, no? che era sia in Soviet che nel governo provvisorio, e ovviamente era massone. E tramite questa figura che diventa primo ministro della giustizia, poi ministro della guerra, l'obiettivo di tenere la Russia nel conflitto viene conseguito. Ecco, eravamo arrivati al momento più tragico e decisivo della Russia del 1917, no? Perché da un lato il potere voleva assolutamente la guerra voleva dire. E i russi sapevano bene cosa significava, no? Coltivare, voleva dire fame, voleva dire morte, cioè non sono cose che per noi sono così scontate, perché è vero che magari adesso stiamo anche male, però la guerra in quel momento significava il sacrificio della vita, significava obbedire agli ordini mortali. La prima guerra mondiale è stata devastante, anche proprio psicologicamente, per chi combatteva. Ebbene, volevano assolutamente che la guerra continuasse. Perché? Perché dovevano tenere i tedeschi lontani dal fronte occidentale, perché insomma era necessario il sacrificio di uomini per conseguire degli obiettivi che apparentemente in una parola diceva di democrazia. Ma in realtà, come ben capiva il Soviet russo dell'epoca, gli obiettivi erano imperialisti, erano quelli di dividere sempre di Oriente, era quello che la Francia di espandere sulla riva sinistra del Reno, avevano già anche preso accordi e stipulato trattati con lo zar prima di cadesse, no? Quindi insomma, spartivi sul Medio Oriente, e anche lo zar aveva consentito l'espansione della Francia verso la riva sinistra del Reno, quindi si trattava veramente di una guerra con fini imperialisti, anche se la propaganda sbandierava i motivi democratici, no? Per cui bisogna sconfiggere il militarismo tedesco, bisogna eliminare questo strano impero che aveva oppresso l'Europa, il Medio Oriente per secoli, il giogo turco, il giogo ottomano, tutte queste cose. Lo zar è stato abbattuto. Stranamente le democrazie cosiddette occidentali sono alleate però con lo zar prima, no? Poi erano contente del fatto che fosse stato battuto e adesso volevano continuare questa guerra imperialista, però a parole democratica. E lì la faccenda è che sono riusciti dai e dai, no? Con questa commissione, compromesse, con tutto quello che volete, sono riusciti a fare in modo che Kerensky, che era la figura di rapporto tra la massoneria, il governo e i Soviet, come ministro della guerra, ha lanciato un'offensiva in Galizia. Offensiva in Galizia che nessuno dei soldati voleva veramente condurre, che si è risolta nel giro di pochi giorni in un disastro totale. A questo punto i tedeschi hanno sfondato il fronte alla metà di luglio, e lo sfondamento del fronte voleva dire diserzioni di massa, parte dell'occupazione di larghe fette del territorio russo, ma comunque diserzioni di massa, poi si moltiplicano perché i soldati scappano, tornano a casa, tornando a casa trovano raccolti che non vengono fatti, assaltano le fattorie dei proprietari, insomma la Russia crolla completamente nel giro di un paio di mesi, proprio sulla spinta di un'offensiva che la borghesia europea ha cercato in tutti i modi di far realizzare. E lì apre però la strada. Cioè, da un lato c'è il male, no? Dall'altro lato apre la strada alla rivoluzione d'ottobre, altrimenti i bolscevichi in realtà non avrebbero acquisito probabilmente i consensi
che devono acquisire. E quindi, se volete, questo ci dà anche una lezione, che non sempre i piani dei grandi potenti si realizzano, perché ci sono anche sempre fattori imponderabili, fattori che non possono essere calcolati, insomma. I piani del potere erano quelli della guerra, il risultato è stato quello, questo potere dei Mosciuti. Non avevano previsto gli Eni, questa cosa gli è costata cara. L'abilità appunto comunista di essere capace di capire esattamente quei processi che stavano avvenendo in quel paese e quindi di essere in perfetta sintonia con la sensibilità del suo popolo, perché gli errori che hanno commesso poi varie formazioni che facevano riferimento alla sinistra sono stati quelli di non essere in sintonia con il proprio popolo, di essere o troppo avanti o troppo indietro. L'importante, come si diceva, è stare in equilibrio, no? Nella via mezzana, che consente appunto di muoversi in sinergia esatta e precisa con la volontà popolare. E se il popolo vuole fare la rivoluzione ci vuole un partito adeguato che la faccia. Siamo qui per questo.